ciò sono un dirigente del MIUR, della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione. Mi occupo in prevalenza di curriculi in matematica, in fisica e in scienze, soprattutto nei licei, ma in questo momento anche nel settore tecnico professionale. Diciamo, la mia presenza oggi come si giustifica? Delega da parte della ministra Fedeli, ho partecipato a settembre, a un summit organizzato dall'UNESCO, il cui titolo era Cracking the Code, Women in the STEM. Sostanzialmente tocca il problema della presenza femminile nel settore delle STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ho potuto constatare che il problema appunto è mondiale, non è un problema né solo italiano né soltanto europeo, ma è un problema mondiale. Erano presenti praticamente tutti gli stati del mondo, dall'America all'Africa, all'Arabia Saudita, eccetera. E i risultati di questo summit sono stati molto importanti, i risultati, perché è venuto fuori che bisogna organizzare delle azioni che possano convincere le ragazze, le studentesse ad effettuare un percorso STEM. Quindi è un discorso proprio di autovalutazione da parte delle studentesse in questo caso. Ma come azione nazionale, come azione dei vari stati per promuovere anche le professioni in questo settore, oltre che la scelta dei percorsi formativi, occorre trovare delle strategie che facciano capire alla società, quindi alla scuola, alle famiglie e quant'altro, facciano capire che la collaborazione tra donne e uomini in tutti i settori, ma in particolare in questo, possa far nascere delle strategie, ma soprattutto avere dei risultati eccellenti che possano rispondere alle esigenze della società oggi, che è, come abbiamo visto stamattina, in continua evoluzione digitale, tecnologica e quant'altro. I contenuti di questa, quindi sono molto onorata di coordinare questa tavola rotonda, presenterò a breve il tavolo, ho voluto fortemente la presenza maschile a questo tavolo, 1 su 5, quanti siamo? 5, siamo 6, quindi 1 su 6, effettivamente è un po' povero, però confrontato a stamattina dove due tavoli di stamattina dove erano 0 presenza femminile su 6-7 relatori, probabilmente siamo a buon punto. Quindi diciamo che siamo soddisfatti di avere il dottor Meanti qui al nostro tavolo. Cosa faremo in questo tavolo? Faremo una riflessione sulla importanza, come dicevo prima, della presenza delle donne in questo settore che sembra essere appannaggio molto per gli uomini, per gli studenti, per i manager e così via dicendo. Cosa vogliamo dimostrare in questo giro, in due giri di tavolo? Vogliamo dimostrare che il potenziamento delle competenze unito alle attitudini, ai comportamenti, agli atteggiamenti propri dell'universo femminile
si configura come un fattore determinante per la crescita e lo sviluppo del paese. Ecco, questa è la tesi, spero che riusciamo a dimostrare questa cosa. In realtà la dimostreremo, ma poi ci dovrebbe essere un follow up perché poi sia realizzata questa tesi. Gli spunti di discussione saranno quelli che vedete elencati. Come possiamo, questo sempre in quella summit a Bangkok, come possiamo incentivare le ragazze a percorrere, attuare percorsi STEM? Guardare a modelli femminili nell'ambito STEM, far esperienze pratiche ed esercizi concreti nella materia STEM, avere insegnanti che incoraggiano a dedicarsi alle STEM, conoscere applicazioni vere che mostrino cosa le donne possano realizzare attraverso le discipline STEM e avere maggiore sicurezza che uomini e donne nel settore lavorativo, nelle professioni STEM, siano trattati in maniera uguale. Faccio della settimana scorsa, faccio una riflessione, poi i numeri saranno i componenti del tavolo a darli. Faccio una riflessione sulle Olimpiadi di matematica che si sono che in Italia si svolgono, lo sapete molto bene, e la settimana scorsa si sono svolte a Firenze le Olimpiadi, le European Girls Mathematical Olympics. La settima edizione, poi ne parlo nella slide successiva. Questa slide invece che vedete si riferisce alle Olimpiadi nazionali di matematica. Guardate il gruppo dei vincitori, tutti maschi. E vi dico che su 100 finalisti, al massimo io ho visto in questi anni, perché me ne occupo, ho visto 2, massimo 4 ragazzi. Partono, diciamo, con una percentuale del 20% di partecipazione. Sto parlando della matematica perché è emblematica. Voi sapete che nei sondaggi PISA-OCSE le donne, le studentesse, hanno 19 punti maggiore dei loro colleghi maschi nell'indagine PISA-OCSE. Andiamo agli Olimpiadi di matematica e troviamo la partecipazione nella fase scolastica soltanto del 20% delle ragazze, che arriva al, sì o no, 10%, arriva alla fase nazionale. Vincono tipicamente sempre i ragazzi, perché ci sono meno ragazze, quindi non è da meravigliarsi. In basso vedete invece una foto che si riferisce alla International Mathematical Olympiad, che sono le Olimpiadi Internazionali di Matematica. Quella che vedete è la nostra squadra dell'anno scorso che ha vinto e come vedete sono tutti maschi. Cosa sono le ECMO? Le ECMO sono nate nel 2012 in Inghilterra, ci fu la prima edizione, e nacquero perché si voleva, proprio uno scopo molto molto specifico, si voleva aumentare la presenza delle ragazze alle Olimpiadi Internazionali di Matematica. E quindi si pensò, dice, se facciamo una competizione completamente femminile, vediamo che cosa succede. Se aumentano le ragazze come partecipazione alle Olimpiadi Internazionali di Matematica. La settimana scorsa si è svolta la settima edizione di queste Olimpiadi. Abbiamo avuto la partecipazione di 51 stati europei e non. Quindi c'era il Perù, c'era il Messico, c'erano gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita, insomma c'erano veramente tantissimi paesi e più di 200 concorrenti. Allora, e queste che vedete qui è la foto della competizione. Queste bellissime ragazze, perché poi è stato un piacere vederle,
queste bellissime ragazze si sono cimentate in due giorni di gara. Tre problemi e tre problemi. Vi assicuro, problemi non banali. Io sono un fisico e quindi ve lo posso ben assicurare. Dopodiché, le nostre... Beh, eccolo. Le nostre, la nostra squadra, fatta qui, anche qui è da riflettere, no? Sono arrivati alla selezione per formare la squadra italiana 13 ragazze che si sono allenate con i loro colleghi maschi, si sono allenati in ben 3 campus. Alla fine sono arrivati in 13 ad un allenamento specifico per l'ECMO, in cui dovevano essere selezionate 2 squadre, perché il paese ospitante ha diritto a 2 squadre. Bene, su 13 siamo riusciti a selezionarli soltanto 5. Quindi la squadra italiana, non ce n'erano 2, ma ce n'era una sola, fatta da 5 ragazze. Bravissime. Hanno conquistato il bronzo. Quindi si sono qualificate, sono state bravissime. L'Italia mediamente quindi si è classificata subito dopo la Russia, e questo lo capite bene, che insomma la Russia è abbastanza, fanno allenamenti molto molto pirati, ci sono indirizzi proprio di matematica, quindi non è che studiano un po' tutto come facciamo noi in Italia. Allora, mi pare che questa è l'ultima slide mia, con questo esempio che cosa voglio dire? Voglio dire che non c'è una preclusione con, diciamo, di intelligenza diversa al fatto che una studentessa o una donna faccia un percorso di tipo STEM. Da studi fatti è venuto fuori che, per quanto riguarda le competizioni, c'è il cosiddetto panico da competizione. Cioè la ragazza davanti a un problema, a una situazione, rispetto ai suoi colleghi maschi, va nel panico perché ha un'ansia di prestazione. Quindi a priori non si mette in competizione. Quindi è un discorso proprio di scelta. C'è anche da dire che i professori non sempre, perché hanno l'ansia di vincere, non sempre chiedono alle ragazze di partecipare alle squadre che poi mandano alle Olimpiadi. Allora andiamo ad un fatto sociale, che poi giustifica anche il fatto che la ragazza non vogliono mettersi in competizione. Quindi sempre lì a Bangkok sembrerebbe che sia un discorso di stereotipi, sia un discorso sociale, quindi bisogna intervenire su questa visione che la società ha della figura femminile. Ma noi abbiamo visto che non è soltanto nelle stelle. Chiedetevi un po' quante... Avete mai sentito parlare di una donna filosofa? Se voi fate una ricerca sulla bibliografia dei nomi noti della filosofia, voi non trovate una donna. Allora qualcuno può dire, vabbè, perché allora, soprattutto nel passato, non era tipico per una donna fare la filosofa. Beh, e questo è il fatto. Vedete che subito, come giustificazione immediata, c'è un discorso sociale che si è perpetrato negli anni e che oggi forse stiamo ad una situazione migliore. Quindi, voglio dire, è un problema, ma forse piano piano, forse tra 20 anni, avremo risolto il problema della presenza femminile nelle stelle. C'è un altro discorso che io non volevo affrontare, che ho ottenuto una sessione a Bangkok su cosa fa l'Italia sulle stelle. Non lo volevo affrontare perché è un discorso un po', anche gli organizzatori temevano che poi si andasse in una situazione un po' come dire, pericolosa. Poi alla fine ne abbiamo discusso anche pubblicamente perché è una verità. Allora, l'approccio che
parlo per la matematica, l'approccio che una ragazza ha un problema contestualizzato, ha un problema reale in cui c'è da fare un modello matematico e quindi risolvere il modello matematico, è un approccio sistematico, a lungo termine, cioè il risultato che ottiene una ragazza posta davanti a un problema contestualizzato è un risultato sicuramente migliore, e questo lo vedete anche dalle indagini degli invalsi, è sicuramente migliore del collega maschio. Cosa accade nelle competizioni per cui proprio non si mette in gioco? Che la velocità, il tempo, questa angoscia, questo panico di prestazione, da prestazione, le impedisce di avere un risultato identico. Insomma, l'uomo si butta, il ragazzo si butta, trova probabilmente anche la soluzione buona e quindi vince nelle competizioni. Questa è la realtà. Allora, noi che cosa possiamo fare? Noi possiamo fare varie cose, e adesso sentirò tutto il tavolo, sia l'analisi del problema dal loro punto di vista, sia delle soluzioni che possiamo adottare. Noi come sistema formativo, quindi come MIUR, che cosa possiamo fare? Beh, possiamo preparare, fare in modo che i docenti abbiano una visione della competenza nelle varie discipline di tipo scientifico, matematico-scientifico, delle ragazze di livello alto e prepararle a queste situazioni. Che le ragazze stesse abbiano di se stesse, abbiano una visione competitiva, eccellente e quant'altro. Se andate a vedere un po' di blog in internet, c'era una ricerca in cui si chiedeva alle ragazze ma tu come mai, ma è la mamma che, come si suole dire, non ti ci manda nel percorso STEM? E qualcuno rispondeva: assolutamente no, sono io che non voglio fare questo percorso. Però se poi uno gli chiede: ma siete creative? Bene, da quella ricerca, forse commissionata dalla Microsoft, e da quella ricerca viene fuori che il 50% delle intervistate dicono che sono creativi e che quindi, però, questa creatività dov'è che la possono applicare? Non solo, ma se voi fate un'analisi dell'età di chi ha risposto, voi vedete che a 11 anni le ragazze si definiscono creative, non hanno paura della matematica, non hanno paura delle scienze. Bene, questa percezione cala notevolmente quando si arriva alle secondarie di secondo grado. Vuol dire che la scuola fa dei danni. Lo dico io, che poi sono stata professoressa, preside, e adesso sono al MIUR. Quindi vuol dire che diminuisce questa autovalutazione di creatività e di potenzialità rispetto a queste discipline. Quindi dobbiamo agire come? Con la formazione, con l'orientamento, perché formazione significa orientamento, e quindi come Ministero lavoriamo in questo senso. Vi presento il tavolo. Allora abbiamo Elisabetta, andremo in ordine esattamente di elenco negli interventi. Abbiamo Elisabetta Benetti dell'AICA, che diciamo è stata un po' la proponente di questa sessione. Chiara Burberi, che è la cofondatrice di questa associazione, io la chiamo di questa piattaforma, di questo portale molto, molto bello, che è redhoc.com, che fornisce strumenti per l'apprendimento della matematica. Una piattaforma in cui l'accesso degli studenti è una piattaforma e-learning, quindi, e abbiamo scoperto che l'e-learning supera i problemi di genere. Poi abbiamo Diana Cassioli, che è un ingegnere elettronico ed insegna all'Università dell'Aquila, ma in particolare è un membro della sezione Italia
di questa associazione che, la cui sigla la diciamo in inglese, IIII, che è una associazione leader nel mondo per quanto riguarda il settore ingegneristico. La è formata da 100 paesi, partecipano a questa organizzazione, ci sono 20.000 membri che partecipano, di cui la particolarità, il 70% è fatto da donne. Quindi è un'associazione in cui la presenza femminile come leader nel settore ingegneristico è molto importante. Poi abbiamo in collegamento da Milano l'assessore alla trasformazione digitale e ai servizi civici, Roberta Cocco, che ringrazio moltissimo perché partecipa, nonostante la distanza, partecipa appunto a questa discussione. Poi abbiamo la presenza maschile a questo tavolo, Mauro Meanti, che fa parte di un'altra associazione che si chiama Valore D, ed è la prima associazione di grandi imprese creata in Italia per sostenere la leadership femminile in azienda. Quindi la mission è praticamente accrescere la rappresentanza dei talenti femminili, che appunto dicevamo esserci, nelle posizioni di vertice, sempre quel discorso nelle professioni, la parità tra uomini e donne. Abbiamo poi, conclude il primo giro di interventi, la professoressa Elisabetta Strickland, che insegna matematica all'Università di Tor Vergata e fa parte di questa associazione IIM, Women in Mathematics. Quindi sentiremo un pochino da loro come percepiscono il problema della presenza delle donne nelle STEM e anche poi le soluzioni che loro possono pensare, proporre e attuare per risolvere questo problema. Grazie. Allora, do la parola a Elisabetta Benetti. Buonasera a tutti. In AICA io mi occupo di comunicazione e quindi ho pensato che fosse importante condividere con voi a questo tavolo qualche cosa, un'attività che noi abbiamo iniziato e stiamo implementando, non solo sul tema specifico delle Women in ICT, ma in generale per tutta AICA. Da alcuni mesi abbiamo appunto iniziato un grosso lavoro rispetto alla nostra comunicazione social e abbiamo verificato che anche proprio sul tema delle Women in ICT esiste un grandissimo interesse. Il grandissimo interesse è testimoniato, come vedrete, da alcuni esempi di post che abbiamo realizzato a partire dal mese di gennaio di quest'anno e che il cui esito sorprendente è interessante anche perché non solo si parla di donne nella tecnologia, ma si parla di donne nella storia della tecnologia. Quindi vi mostro il primo, che è partito il 31 di gennaio. Ora fa anche un po' effetto pensare che Hedy Lamarr, che vediamo qui nella sua veste di attrice per la quale era maggiormente conosciuta, sia stata in realtà una grandissima donna nell'ambito della tecnologia. Per quanto ci riguarda possiamo dire che a fronte di investimenti che ovviamente, come i social ci consentono di fare, sono assolutamente contenuti, abbiamo avuto però sia su Facebook che su Instagram dei tassi di engagement, quindi dei livelli di interazione, di coinvolgimento particolarmente alti anche in tempi molto brevi. In questo caso abbiamo superato abbondantemente, siamo arrivati quasi al 6%, che è una cifra veramente rilevante se considerate che viene tenuto proprio tra le variabili che ci indicano, gli indicatori insomma, che ci dicono quanto sta funzionando una cosa. L'interazione significa che le persone hanno commentato, hanno condiviso, hanno messo il loro like,
rispetto a questa cosa, che era semplicemente una descrizione. Questa meravigliosa donna, in realtà, nessuno si sarebbe mai aspettato che fosse una inventrice, una scienziata. Vediamo che anche, sì, esattamente, informatica. Anche su Instagram i 636 like ci danno l'indicazione di un interesse da parte del pubblico. Così come i commenti e le condivisioni che avevamo già visto in precedenza per quanto riguarda invece l'ambiente Facebook. Un altro esempio è quello dell'8 di marzo. L'8 di marzo abbiamo deciso a nostro modo di celebrare la festa, parlando invece di un'altra donna in una veste anche dal punto di vista fotografico si percepisce molto più tecnica rispetto alla precedente, una donna informatica, fisica, che ha partecipato e ha collaborato all'impresa poi dell'allunaggio. Catherine Coleman. Anche su questo vediamo che 1129 like con 452 condivisioni sono risultati estremamente significativi. Stessa cosa vale per l'ambiente Instagram. Ancora di più mi verrebbe da dire, perché Instagram è un ambiente in cui sapete che la parte, diciamo, di immagine, la parte fotografica è ancora più rilevante. Quindi con una foto completamente differente rispetto alla precedente, vediamo però che l'interesse è senz'altro estremamente alto. Abbiamo poi invece un esempio di attività che abbiamo svolto, in questo caso, insieme a Chiara Burberry. AICA ha deciso, tra le varie iniziative, di patrocinare il marzo delle STEAM, cioè STEM più arte, e vedete che l'engagement arriva quasi all'11%, ed è veramente una circostanza importante, un numero significativo, perché è tanto alto. Abbiamo un costo per interazione dello 0,03%, un investimento che noi abbiamo fatto pari a 20 euro. Quindi noi avevamo grandi aspettative rispetto a questa tipologia di campagna. Sinceramente però siamo stati noi stessi abbastanza sorpresi da questi dati. E quindi siccome siamo anche un po' cattive, proprio questa settimana, lunedì, abbiamo lanciato un post che rispetto agli altri, poi lo vedremo nel dettaglio, è un post un pochino più aggressivo rispetto a questo tema. Ci è piaciuto farlo anche ovviamente in vista di questo incontro, perché abbiamo voluto vedere la reazione di fronte a una cosa che in maniera molto esplicita dice della collaborazione di cui parlava prima la professoressa Brancaccio e della utilità, della positività del femminile all'interno di questa collaborazione. Il progetto ENIAC non sarebbe stato la stessa cosa senza il contributo di queste donne. E un altro elemento di grande sorpresa è stato poter dire, a fronte di un'immagine che ai tempi, siamo nei tempi della Seconda Guerra Mondiale, immediatamente a ridosso, questa immagine è stata realizzata ad arte ed è stata fatta di proposito, quindi per ingentilire un oggetto tipicamente maschile. Ma le ragazze che ci sono non sono né modelle, né casalinghe, né donne, tra virgolette, dico, comuni. In realtà sono delle scienziate e sono coloro che hanno messo in moto e fatto funzionare egregiamente tutta questa macchina. Questi sono i nostri dati più recenti. Tenete conto che i numeri che vedete si riferiscono alla prima mattina di oggi, perché poi abbiamo dovuto chiudere la presentazione, e non sono sponsorizzati, quindi sono interazioni organiche, come dire, le interazioni spontanee, non forzate da una identificazione di target, di pubblico di riferimento, di circostanze particolari. Allora, tutte queste cose ci dicono qualcosa. A noi dicono che stiamo lavorando bene, ora capisco che per voi può essere non tanto rilevante, ma al contrario per noi è molto importante, ma soprattutto ci dicono un'altra cosa. Ci dicono che il pallino dello STEM
o STEAM, come Chiara ci aiuterà meglio a capire, non è un pallino nostro, non è che siccome noi siamo l'associazione italiana di informatica, allora per forza dobbiamo preoccuparci di questa cosa. Il pallino per questo aspetto è riconosciuto dal pubblico. Il pubblico interviene, quest'ultimo post che vi dicevo, che ho definito un pochino più aggressivo, ha scatenato una serie di commenti che io vi invito ad andare a vedere, perché poi c'è chi esagera da una parte, chi esagera dall'altra, ma quello che a noi interessa è, come dire, che si stia aprendo anche attraverso i nostri canali un dialogo su questo tema. Quindi non è un pallino, ma probabilmente è proprio un'esigenza che anche noi come AICA abbiamo deciso di cogliere. E poiché AICA nella sua mission alla divulgazione della cultura digitale non può ignorare questo argomento e non può ignorarlo anche in relazione ai suoi rapporti internazionali. AICA è socio fondatore del CEPIS e proprio all'interno del CEPIS nel 2012 è nata una task force, Women in ICT. Di questa task force io faccio parte insieme alla collega Marina Cabrini, che è qui in sala. E che cosa stiamo cercando di fare? Innanzitutto, a che cosa serve la task force Women in ICT? Serve a quello, come vedete in slide, a promuovere la partecipazione e l'avanzamento delle donne nelle carriere dell'ICT, a promuovere l'uguaglianza di genere in questo settore, e soprattutto a incoraggiare e stimolare l'interesse dei giovani, in particolar modo delle ragazze, in questo ambito. In Italia, con Marina, che cosa stiamo cercando di fare, nel rispetto ovviamente degli obiettivi di questa task force? In Italia quello che vedete sono i nostri obiettivi. Quello che noi stiamo cercando di fare è provare a essere, come AICA, un soggetto facilitatore di relazioni tra tutti gli attori coinvolti. È da qui che è nata l'idea di questa tavola rotonda, dalla collaborazione stabile con il MIUR, quindi da una conoscenza di anni abbiamo immediatamente pensato di coinvolgere Anna Brancaccio, ma che con grande entusiasmo, devo dire, ci ha subito sostenuto e supportato. Quello che noi stiamo cercando di fare adesso è prendere contatti con tutti i rappresentanti delle realtà italiane che a vario titolo si occupano di questo ambito. Ovviamente sosteniamo con il nostro patrocinio che il Presidente concede le iniziative come il Marzo delle STEAM di Ridoc, ma tante altre, in modo da poter contribuire, partecipare a darne visibilità, a darne diffusione e a razionalizzare un po' gli sforzi di tutti. E stiamo cercando di costruire una sorta di catalogo di realtà, di iniziative, esperienze ed eventi che speriamo a breve di poter mettere online in modo che sia il più possibile accessibile per tutti. Concludo quindi ringraziando tutti voi e restituisco la parola. Passo la parola a Chiara Bondi. Londinese sarà contento. Buonasera a tutti. Assessore, mi sente? È in collegamento? Vuole intervenire? Sì, la sento. Sì, buonasera, benvenuta. E vuole parlare subito? O può aspettare? No, io ascolto volentieri Chiara. Ah, perfetto. Ok, grazie. Grazie assessora. Allora. Bene, buonasera a tutti, sono Chiara Burberi. Redoc.com, appunto, come nasce? Nasce da un punto di vista da economisti. Abbiamo guardato i dati, l'Italia è 35esima per matematica, per conoscenze dei competenze dei ragazzi di 15 anni, ragazzi e ragazze di 15 anni sulla matematica, essere in media OCSE vuol dire essere 35esimi, quindi probabilmente a 10-15 anni data il nostro PIL sarà 35esimo, se è vero che le materie STEM sono
diciamo, la fonte dei lavori del futuro, dello sviluppo economico. Un ragazzo barra una ragazza su 5 mediamente al liceo prendono il debito in matematica, da quando è stato riammesso il concetto di debiti. Il gender gap è noto e da economista, insomma, poi ormai ne parlano molto anche i giornali, si sa che l'assenza della presenza femminile l'assenza delle donne nel mondo del lavoro in effetti porta a un danno economico alle aziende. A tutto questo si unisce quest'idea bizzarra che o sei nato talentuoso oppure lascia stare, con la matematica in particolare, ma poi con tutte le altre materie STEM, questo formalismo incredibile. Io sono appassionata d'arte contemporanea, quindi apprezzerete, questa è un'equazione, no? Questo formalismo che guida insomma l'insegnamento anche della matematica nelle scuole, che non aiuta, ma soprattutto mi viene da dire la tecnologia usata male. La tecnologia più usata nelle scuole italiane oggi è WhatsApp, gruppi WhatsApp di classe, usati malamente per copiare i compiti. Noi li copiavamo al telefono dopo le 20:30 perché scattava, ve la ricordate? Ecco, la tariffa adesso proprio non c'è più, anche le mamme vengono coinvolte in questo festival. È usato tantissimo internet, che va benissimo, è un magnifico strumento di libertà, è un magnifico strumento di informazione, dico io, non certo di educazione, cioè di guida, di indirizzo corretto, come io ritengo anche da mamma alla fine, insomma, perché poi ho iniziato questa avventura anche spinta, e forse spinta soprattutto da questo, non è lo strumento corretto da dare ai nostri ragazzi. Nostri ragazzi che hanno abitudini di comportamento totalmente diverse dalle nostre e che a fatica, ma dobbiamo un po' accettare, no? Sono abituata, io dico, a 10 anni io sono stata per la comunione riempita di stilografiche e orologi di tutti i tipi, ve lo ricordate? Parlo ovviamente a quelli più o meno della mia età. Adesso hanno tutti lo smartphone o videogiochi o cose del genere. Allora dobbiamo un po' porci in modo diverso di fronte a questi ragazzi. Devo dire che da economista dico il time to market, quindi le istituzioni hanno iniziato a parlare proprio 4-5 anni fa di materie STEM, proprio ai nostri arbori, quindi il time to market per la piattaforma è perfetto. La nostra idea è stata quella di dare una piattaforma in mano ai docenti, ma che possa piacere ai ragazzi secondo i loro abitudini di consumo. E abbiamo un po' coniato questo slogan che la matematica è come uno sport. Intanto è alla portata di tutti, però bisogna allenarsi, perché anche a riuscire bene nel calcio bisogna allenarsi, no? Quindi il sudore è elemento fondamentale. La palestra è questa è la faccia della palestra, quindi il messaggio forte che vogliamo integrare l'innovazione con la tradizione. Dico sempre che la matematica si scrive e si disegna, non bastano smartphone, non basta internet, ma bisogna proprio cozzare contro, no, la difficoltà di un disegno, di una funzione, di un'equazione che non viene. E stiamo, partiti da STEM, partiti da matematica, ampliando le nostre materie, le materie che proponiamo, innanzitutto per esempio educazione finanziaria, grazie anche al nostro background, ma anche grammatica italiana, perché poi tante analisi dicono che metà dei problemi in matematica sono la cattiva comprensione della consegna. E poi arriverà la matematica in inglese e così via. Questi sono i video, questo è lo stile che trovano i ragazzi. Noi stiamo producendo migliaia di video, continuando a investire, cercando di capire qual è la cifra giusta, dato l'argomento e dato il target a cui ci rivolgiamo. Gli esercizi sono un grande gioco online, che sembrano poco seri, in realtà sono serissimi, perché noi crediamo che la tecnica di calcolo sia un elemento fondamentale, diciamo, dell'apprendimento, ma il vero obiettivo è sviluppare nei ragazzi e nelle ragazze il problem solving. Quindi noi proponiamo problemi, piccoli, grandi, facili, difficili, a livelli di difficoltà crescenti, con i tentativi, le vite, i punteggi, le classifiche, ma problemi. E stiamo introducendo anche il materiale cartaceo per venire incontro, di nuovo questa è una piattaforma in mano ai docenti, quindi venire incontro agli stili didattici che ancora ci sono e correttamente richiedono l'uso della carta. Numeri, eccoli qua. Agli studenti piace abbastanza giocare, studiare su Redoc. Il 56,3% dei registrati complessivi sono donne.
Tra gli studenti, che sono il 70% della piattaforma, noi abbiamo festeggiato i 150.000 registrati attivi giusto sabato scorso, quindi il 51,7% degli studenti sono ragazze, sono donne, molto attive, perché il 56,5% che dei registrati che tornano in piattaforma regolarmente sono proprio ragazze, guarda caso, e fanno esercizi ovviamente in maggioranza donne. Gli esercizi più gettonati sono la primaria, che abbiamo attivato pochi mesi fa, ma è un grande successo, perché probabilmente anche i genitori a casa lo utilizzano molto facilmente, molto, molto con piacere. Le medie, la sezione giochi, forse anche forti di tutti i giochi per il pigreco dei organizzati con Anna Brancaccio e del Kangaroo Italia, che ci hanno permesso di rendere interattivi. Un po' meno le superiori, come vedete, il 45%, l'università e... ultima l'educazione finanziaria al 46,9%, che sarà un grande tema per quest'anno per noi, in cui inizieremo a collaborare con molte realtà, associazioni e fondazioni. La prima studentessa nella classifica nazionale ragazza è al quinto posto, quindi noi tifiamo. Il mio team è composto da 6 donne su 8 totali componenti, quindi come potete immaginare noi naturalmente tifiamo e vediamo cosa succede nei prossimi mesi. Due dati interessanti sull'impatto della gamification nella formazione: il Pigreco Day, il 14 marzo 2018, mentre con Anna Brancaccio facevamo i quiz, il rischio tutta la matematica, con decine di ragazzini dai 6 ai 19 anni nella sala di comunicazione del MIUR, in realtà la piattaforma era aperta a tutti i giocatori, completamente gratuita, per giocare insomma alla matematica. 30.000 visitatori unici in una giornata in cui tutte le scuole erano coinvolte in un mare di iniziative e così via, quindi un numero veramente notevole, 874 team attivi, più di 8.000 giocatori, più di 6.700.000 punti fatti, 1,5 milioni di esercizi corretti in una giornata. Fate due conti, veramente hanno giocato come pazzi. Una preside della in classifica nazionale, i primi 4 team erano di scuole medie. Il quinto team era una scuola elementare e il sesto team era il primo liceo classificato. Beh domani li premierete. La preside mi ha chiamato della scuola elementare e ha detto: siamo veramente orgogliosi, perché i bambini li abbiamo messi in aula informatica ieri mattina alle 8 e li abbiamo fatti uscire alle 13:30 per mangiare. Certo, la prima regione giocatrice è stata il Lazio, la seconda a Lombardia, poi tutte le altre del sud a seguire. Nel marzo delle STEAM, che abbiamo appunto, che è stata già citata da Elisabetta, abbiamo avuto un magnifico numero di visitatori unici e giocatori. L'obiettivo nostro vero è di raggiungere l'1% di studentesse italiane tra i 9 e i 19 anni, quindi tra i 6 scusate, i 19 anni, quindi 35.000 studentesse, appunto per avvicinarle fin da subito queste materie. Il risultato diciamo è così così, possiamo fare molto meglio, però insomma più di 5.540 giocatori erano effettivamente donne, il 52,9% del totale. Vediamo di migliorare strada facendo. L'ultimo dato mi verrebbe da dire, poi così passiamo la parola. Noi proponiamo una piattaforma gamificata, ecco, deve piacere ai ragazzi e alle ragazze. E poi si dice: ma le ragazze non giocano. Effettivamente è vero, tipicamente i videogiochi non sono per ragazze, sono per ragazzi. Però guardate qua, abbiamo proposto ormai da 4 mesi il cambio degli avatar, cioè questi gettoni che si accumulano facendo bene gli esercizi, correttamente gli esercizi, si possono spendere non soltanto in bei voti, perché i professori poi li usano anche in questo modo, ma nell'acquistare avatar, quindi cambiare il proprio avatar. Noi proponiamo umani, animali, scienziati, vedete io sono Ada Lovelace, in effetti mi sono scelta bambini. Ecco. Il cambio avatar è stato fatto dal 6,9% delle studentesse nelle superiori contro l'11,3% dei maschi, e questo ce lo aspettavamo. Però guardate la primaria e le medie, il 9,6% delle allieve contro il 10,8%. Guardate i docenti, il 3,7% delle professoresse contro il 3,6% dei maschi, e come mamme, non male, il 3% contro il 3,3% dei papà. Quindi tutto sommato, di nuovo, una proposta che sembra leggera, in realtà ha contenuti estremamente seri, perché noi
continuiamo a ampliare i contenuti e, modificare le funzionalità per incentivare allo studio e all'esercizio, questo è il nostro obiettivo, come dire, in qualche modo questi aspetti che sembrano appunto un po' gioiosi e giocosi, in realtà danno anche un po' di indicazioni concrete alla possibile diversa modalità di presentazione di queste materie alle ragazze. E concludo dicendo che se qualche università o associazione fosse incuriosita e avesse tempo e interesse di aiutarci a analizzare i dati, sarebbe bello entrare dentro ai tentativi falliti, alle ripetizioni di esercizi e così via, che sicuramente delineano un profilo femminile diverso dal maschile. Bene, quindi abbiamo dimostrato il quarto punto di quei punti che avevo elencato, conoscere applicazioni vere che mostrano alle ragazze cosa possono realizzare attraverso le discipline STEM. Questi sono dati molto importanti. Bene, passo la parola alla professoressa Diana Cassioli. Pronunciato bene il cognome? Sì. Che ci darà il suo punto di vista sul problema. Buonasera a tutti. Io sono appunto professoressa di ingegneria delle comunicazioni all'Università dell'Aquila e vado subito avanti a presentarmi. Dunque, qua ho riassunto in questa slide semplicemente alcuni punti caratteristici della mia carriera. Io ho scelto di fare una carriera STEM, da sempre sono stata interessata alle scienze e alla matematica, quindi mi sono laureata in ingegneria elettronica, ho fatto il dottorato in ingegneria delle telecomunicazioni. E tra l'altro sono una ERC grantee, non so quanti di voi conoscano cos'è European Research Council, ma ho vinto un grant che praticamente rappresenta una competizione europea altissima, con un'altissima selezione, perché vincono circa il 7% di progetti che vengono finanziati e viene valutato anche il della persona. Io ho partecipato proprio in Physical Sciences and Engineering e poi mi sono dedicata a queste attività nell'ambito dell'IEEE e sono stata per tanti anni la presidentessa del chapter dedicato alla Communication Society Vehicular Technology. E poi ho fondato, su proposta della presidentessa, che è una donna, guardate il caso, della IEEE sezione Italia, ho fondato il gruppo delle Women in Engineering, l'Affinity Group, locale, quindi italiano, e poi sono stata eletta presidentessa di questo gruppo delle Women in Engineering. E, mi può andare avanti cortesemente? E, ancora più avanti? Ancora? Perché mi è stato detto che il profilo lo devo un pochino saltare. Allora, l'IEEE è una, diciamo, una società internazionale a livello mondiale, grandissima, che è nata come istituto degli ingegneri elettrici e elettronici, però attualmente abbraccia tutte le discipline scientifiche, anche biologia, medicina, ci sono pubblicazioni dappertutto, è la piattaforma dove noi universitari in ambito tecnico pubblichiamo, però forse è più nota per tutte le attività anche di produzione degli standard di telecomunicazioni piuttosto che standard tecnologici, tant'è che il wifi è uno standard IEEE 802.11, il wifi che tutti utilizziamo. Quindi è una grandissima associazione, in seno a questa associazione, se andiamo avanti, ancora perché comunque sì, insieme a questa associazione si conducono anche attività di tipo formativo, ci sono proprio dei programmi dedicati poi alla formazione all'interno delle scuole e sono programmi a cui noi ci agganciamo per quanto riguarda poi le attività anche delle Women in Engineering nel prossimo futuro. Il nostro gruppo è molto giovane perché noi ci siamo consolidate con l'elezione degli officer a luglio
del 2017 e quindi abbiamo iniziato ad interagire anche con realtà che si occupano di presentare iniziative dedicate alle donne nell'ambito della formazione scolastica. E capite che si opera, noi operiamo ovviamente a un livello più universitario e più in alto, però si entra invece con queste attività di teaching, si entra anche nelle scuole. Se mi va più avanti. Allora, in particolare l'obiettivo delle Women in Engineering è quello proprio di ispirare e stimolare il progresso delle donne nelle carriere scientifiche. E questo viene fatto a livello mondiale, ci sono eventi a livello mondiale, summit che vengono svolti in diversi paesi e in particolare l'Affinity Group italiano si occupa di portare questo messaggio sul territorio italiano. Mi può andare avanti? Ecco, gli obiettivi sono riassunti qui, ma poi queste slide comunque possono essere anche messe a disposizione per cui li potete leggere. La cosa che mi preme sottolineare è che il Women in Engineering è un'iniziativa dedicata alle donne, non è riservata alle donne, tant'è che se vedete i numeri, il 30% dei membri del Women in Engineering sono uomini. E questi sono un po' di numeri, possiamo andare avanti ancora. Potete trovare tutte le informazioni sulla webpage del Women in Engineering internazionale o anche se mi va alla prossima slide, ci sono anche i... Che non è ancora più avanti. Ecco, abbiamo anche il nostro sito web che è stato aperto, è indicato appunto in questa slide, ma abbiamo anche una pagina Facebook, se ci date il mi piace potete cominciare a seguire le nostre iniziative e poi siamo anche su LinkedIn. Se mi va avanti ancora. Oh, ci siamo. Vabbè, mi sembrava opportuno un pochino presentare perché la IEEE non è nota a tutti. Allora, il problema del gap di genere. Ora, quando mi è stato chiesto di partecipare a questa tavola rotonda, effettivamente mi sono trovata in difficoltà. Per me, che faccio innumerevoli presentazioni di natura tecnica, trovarmi qui a parlare di un problema che secondo me compete la sfera culturale e sociale è stata una sfida per me, perché effettivamente si può cadere nel banale, no? Si possono dire un sacco di banalità, è un problema che molti non sentono, non riscontrano. Per cui mi sono messa un pochino ad analizzare quali sono poi le cifre, i numeri riguardo le statistiche e mi sono posta il problema effettivamente quale formazione è più indicata per sensibilizzare su questo problema e soprattutto a chi, cioè che tipo di messaggio vogliamo veicolare, no? Per dire stimoliamo le donne a entrare e abbracciare la carriera STEM. Per me è stata una cosa così naturale, per cui perché devo convincere le ragazze a abbracciare questa professione se poi magari non la sentono neanche propria, no? Allora io non leggo niente effettivamente, però mi sono messa ad analizzare un pochino qual è la dimensione del problema. E innanzitutto la cosa sorprendente è che negli Stati Uniti sembra che il processo è andato all'inverso, cioè se nel 1984 il 37% delle donne abbracciavano discipline STEM, nel 2010 questo numero era sceso al 12%. In un recente studio condotto da Microsoft Europe, effettivamente la maggior parte delle ragazze si interessa a STEM in età scolare, dopodiché verso i 15 anni questo interesse inizia a calare e dopo 17 e intorno ai 26 anni l'interesse decade completamente, che sono poi le età della scelta dell'università e anche del lavoro. Solo il 12,6% delle ragazze frequenta un corso STEM all'università, solo il 6,4% è impiegato nell'ICT e il 13,3% nelle attività di ingegneria. Mi può andare avanti? Che cosa succede poi alle ragazze italiane in particolare? Ora l'Italia occupa la terza posizione per l'interesse che le ragazze mostrano nella matematica e nelle scienze. E inoltre le ragazze sono coscienti di avere talento, quindi le nostre ragazze si sentono forti, si sentono dotate.
e credono nel loro potenziale in STEM, e oltre il 59% dichiara di poter raggiungere questi risultati rilevanti nelle discipline STEM, al pari di un ragazzo. Oltretutto non si preoccupano del giudizio delle amicizie, anche relativamente alla loro capacità di lavorare in STEM, di studiare STEM. Purtroppo però ci sono questi pregiudizi di genere, stereotipi che scoraggiano un pochino, quindi le donne vengono generalmente considerate meno talentuose per le discipline STEM. Questi stereotipi sono poi alimentati moltissimo in rete e nei social network, nelle campagne pubblicitarie. E effettivamente le attività STEM non garantiscono pari opportunità in termini di salario, c'è questo problema del gap salariale che resta e che induce, poi vedremo più avanti nelle slide, può effettivamente indurre anche ulteriori problematiche. E oltretutto le donne ricevono in genere valutazioni più basse sulle revisioni delle prestazioni e in più invece necessitano di valutazioni molto più alte per essere promosse in grado. E in più non sono spesso viste come esperti nei tavoli che rappresentano. Di fatto soltanto il 23% delle donne lavorano nello STEM e in più ricoprono piccolissime percentuali e ricoprono dei ruoli di leadership. Se può andare avanti. Poi c'è questo altro... cioè bisognerebbe capire perché poi le studentesse che sono così ben predisposte nei confronti delle materie STEM alla fine decidono di lasciare lo STEM e di passare a qualcos'altro, perché magari iniziano gli studi ma poi smettono. Ora c'è stato uno studio dei ricercatori della Georgetown University che io ho trovato poi in un articolo del 2017, quindi molto recente, che hanno analizzato effettivamente questa... il perché le studentesse abbandonano lo STEM e hanno tirato fuori che è una combinazione di fattori molto complessa tra cui l'ambiente, la percezione del programma universitario e anche questa, il problema nella valutazione. Il problema è anche quello che gli uomini potrebbero non avere un vantaggio effettivamente di abilità naturale nei campi STEM, però anche queste iniziative di mettere in evidenza questo divario tra uomini e donne, quindi privilegiare le donne, le quote rosa, eccetera, potrebbero anche far sentire le donne in qualche modo inadeguate. E io l'ho vissuto anche sulla mia pelle, perché quando vengo invitata anche a fare l'esperto, per esempio in Commissione europea, perché c'è la quota rosa, non riesco mai a capire se sono stata contattata e chiamata perché ho un curriculum o solo perché ho la gonna. Insomma, alla fine è questo il problema che io stessa vivo sulla mia pelle. Per cui anche questi programmi potrebbero in qualche modo indurre le donne a sentirsi inadeguate. Di fatto ci sono delle materie che sono tuttora dominate dagli uomini, mentre altre tendono ad essere dominate dalle donne e questo ancora non si è effettivamente capito, non si è capito perché. E me l'ha già mandato avanti, vero? Ora, effettivamente, sì. Questo studio ha sollevato anche molte ulteriori domande, però il problema per esempio del divario salariale è un problema molto importante perché ad indurre le donne a scegliere STEM è proprio la promessa di avere dei guadagni post universitari, quindi un bel salario eccetera eccetera, e invece alla fine poi il fatto che le donne vengano pagate di meno, che cosa comporta? Che effettivamente anche il settore possa poi essere un settore in cui si abbassano i salari e alla fine non è più appealing, diciamo, per nessun tipo di categoria. Mi può andare avanti per cortesia? Queste, va bene, sono le solite statistiche che del divario tra uomini e donne sul mondo del lavoro e sullo STEM. Mi va avanti ancora? Benissimo. Va bene, adesso questo rappresenta un problema perché effettivamente l'occupazione nel settore tecnologico europeo è cresciuta 3 volte più velocemente rispetto all'occupazione complessiva. Quindi c'è una grandissima offerta di lavoro in ambito scientifico, tecnologico,
per cui questa cosa è indotta anche dalla quarta rivoluzione industriale, in cui effettivamente si cercano competenze sui veicoli autonomi, la robotica, stampa 3D, Internet of Things, eccetera, eccetera, per cui effettivamente i laureati uomini non bastano a coprire l'offerta di lavoro. E l'unica cosa è effettivamente indurre le donne. Mi può andare avanti? Ora, facendo praticamente delle considerazioni di questo tipo, effettivamente si stima che l'inclusione di più donne nel mondo del lavoro potrebbe aumentare il PIL almeno del 7%, che è un dato importantissimo. Può andare avanti? Ora, un altro studio che è stato condotto dalla società delle Women Engineers praticamente racconta perché invece le donne lasciano il lavoro nello STEM, cioè una volta che entrano nello STEM c'è anche questo problema, che lasciano il lavoro STEM entro un decennio dall'ingresso nel lavoro. Quindi poi alla fine, a livello statistico, però facendo le medie e le varianze, quello che risulta è sempre un numero di donne molto inferiore rispetto agli uomini. Se mi va avanti, grazie. Ora, questo studio ha evidenziato che non è che gli uomini e le donne vivono in modo diverso la cultura aziendale, ma che le donne reagiscono in modo diverso allo stesso ambiente. Cioè, quello che è emerso, se mi va alla slide successiva, cioè la parola chiave, che se gli uomini tollerano e sopportano la frustrazione nell'ambito del lavoro che non amano, le donne no. Le donne cambiano carriera completamente e si dedicano a qualcos'altro. Questa cosa mi ha fatto interrogare. E effettivamente l'idea è proprio quella di gestire l'intelligenza di genere, cioè di riuscire poi in un'azienda a trattare le donne per come le donne riescono a percepire il lavoro e la cultura aziendale, e non applicare lo stesso trattamento tutti uguali semplicemente come lavoratori. Se mi va avanti? Queste sono soluzioni, ne vogliamo parlare dopo? Va bene, vi ringrazio per l'attenzione. Io molto, molto velocemente, intanto vi ringrazio per l'invito. Io sono appunto, come diceva la professoressa Brancaccio, una della quota azzurra di Valore D. Valore D è questa associazione di si può amplificare questo pensiero. È questa associazione di più o meno ormai siamo 180 aziende medio grandi, non tutte grandissime, però abbiamo molte delle grandi aziende, italiane. È un'associazione appunto fra aziende, abbiamo anche qualche università, forse uno o due, abbiamo qualche associazione che fa parte dell'associazione. E l'obiettivo di Valore D è valorizzare il talento femminile nel mondo del lavoro. Cosa che passa per tutto un continuum di problemi e iniziative che parte dalla scuola primaria e arriva più o meno all'età della pensione, perché poi noi oggi vediamo l'inizio del livello, ma in effetti poi quello che cominciamo e anche alcune delle soluzioni di cui sul tema delle ragazze e lo STEM sono anche proiettate nel futuro. Il tema della parità salariale è un tema importantissimo, però poi andiamo avanti, perché poi andiamo alla parità salariale è legato al modo, alla cultura che c'è nelle aziende, è legato all'approccio alle promozioni, è legato soprattutto, che è secondo me il modo più importante, alla cultura della cura, e va avanti. Qualche mese fa si è sentita una proposta bizzarra di permettere di fondamentalmente tornare indietro sul tema della pensione, pensando di fare favore alle donne, ma di fatto togliendo alle donne la possibilità di contribuire alla bilancia familiare in un momento in cui tipicamente possono contribuire perché hanno molti meno obblighi di cura di quello che c'era prima. Quindi è un tema molto, molto complicato. Cosa cerchiamo di fare come associazione? Intanto lavoriamo all'interno delle aziende per cercare di migliorare la cultura, ma questo passa attraverso una tonnellata di formazione sugli stereotipi, una tonnellata di formazione sull'organizzazione, sulla possibilità di fare gestione per obiettivi e non gestione per presenza fisica in azienda, sull'introduzione
dello smart working, del lavoro remoto, valorizzando le migliori pratiche, soprattutto appunto sul tema del come cambiare la cultura aziendale da una cultura che premia lo sviluppo lineare di carriera a una cultura che invece concepisce anche lo sviluppo non lineare, perché per natura ci sono più non linearità, per natura e per la nostra cultura ci sono più non linearità nello sviluppo di carriera delle donne, che hanno momenti in cui si fermano per le maternità, di quello che c'è nello sviluppo di carriera degli uomini. Tutti noi siamo abituati culturalmente a pensare che questo sia un limite, e ovviamente con la risposta a qualcuno, qualche statistica dice ma il 60% delle ragazze pensano che per loro ci siano le stesse opportunità. Questo non è un dato positivo, è un dato devastante, cioè il 40% delle ragazze pensano che per loro non ci siano le stesse opportunità, e però vanno a prendere e andare a tornare a casa e mettersi a piangere per qualche giorno. Quindi, detto tutto questo, poi l'altra cosa che facciamo, quindi lavoriamo all'interno delle aziende e cerchiamo anche di lavorare in termini politiche, perché le aziende possono fare qualcosa, possono fare anche molto, ma non possono fare tutto, ci vogliono delle politiche. Il tema della cura, per esempio, non cambierà se non scardineremo il tema della maternità verso la paternità. Questa cultura che dice che la donna è la responsabile ampiamente maggioritaria della cura è un tema che rende difficile fare carriera, perché si deve fondamentalmente camminare con dei chili di sabbia alle caviglie, perché al di là del anche nel momento in cui arriveremo a non privilegiare lo stare in ufficio fino alle 9 di sera, che già sarebbe un buon passo in avanti, ma privilegiare il raggiungimento degli obiettivi, ma se a parità di obiettivi io gli obiettivi devo raggiungerli occupandomi anche per il 40% del mio tempo della cura di una famiglia, dei bambini, contro altri colleghi e anche altri compagni che questa stessa cosa la fanno con zero sacchetti di sabbia alle caviglie, e non voglio dire che i bambini e i genitori siano dei sacchetti di sabbia, ma capite quello che voglio dire. Questo è un problema enorme. Quindi, per esempio, perché non cominciamo, come hanno fatto paesi, che questa cosa hanno visto la luce qua, i paesi nordici non sono paesi con una cultura femminile preponderante, sono paesi nordici che hanno una mitologia forse ancora più maschile della nostra, una cultura originale più maschile della nostra, però 40 anni fa hanno visto questa cosa e hanno detto cominciamo a metterci dei rimedi, introduciamo la paternità obbligatoria, e questo ha cambiato la cultura. Non è solo che i maschi papà sono obbligati a stare a casa, ma la cultura è cambiata tanto, per cui se un papà non prende la paternità obbligatoria perché invoca qualche clausola, viene visto come un pazzo, che è più o meno quello con cui il modo in cui viene visto oggi un papà italiano che dice voglio prendere 4 mesi di facoltativa, al di là dell'impatto economico, perché in Italia c'è l'impatto economico di questo. Quindi, per esempio, andare verso nella direzione, se ne è parlato non abbastanza, introdurre gradualmente più paternità obbligatoria pagata, magari al prezzo di ridurre la maternità obbligatoria pagata, che è un qualcosa che è stato fatto sacrosantemente 40 anni fa, ma forse adesso potrebbe cominciare a, proprio per gestire anche dei vincoli economici, eccetera. Il tema della parità di paga. La parità di paga è qualcosa su cui si può lavorare. Si può lavorare, ma ci vuole una politica che dica se un'azienda vuole partecipare a concorsi pubblici deve produrre dei documenti che certificano di pagare in un range accettabile. Poi uno può anche non farlo, perché di nuovo si può anche non fare, però se non lo fai hai delle penalità, per esempio non partecipi ai concorsi pubblici, così come non puoi partecipare se non presenti la dichiarazione antimafia. Un altro tema per me importantissimo, soprattutto in questo ambiente, sono le università. Se ne parla tantissimo, parliamo tutti di STEM, io forse ho visto un'università che ha una politica attiva per ridurre la disuguaglianza di genere sugli studenti, zero che ha una politica attiva per ridurre la disuguaglianza di genere sul corpo docente. Secondo me le università non possono aspettare che siano le aziende ad andare a fare iniziative nelle scuole superiori, devono cominciare a mettere in piedi iniziative loro stesse, ad avere degli obiettivi loro stesse. Possono, poi questo è un problema dell'università, ma devono diventare parte attiva nel risolvere il problema dell'intake di studenti con parità di genere e non aspettare che qualcun altro lo faccia. Quindi questo secondo me è importantissimo. L'ultima cosa, Aspiring Girls, un'iniziativa che è piccola e che ha, come molte iniziative, il difetto di far fatica a diventare enorme,
stiamo portando avanti nelle scuole italiane questa iniziativa che si chiama Inspiring Girls, purtroppo non siamo riusciti a tradurre in italiano, ci mancano i traduttori, che copre un po' quello che si diceva all'inizio, portare ruolo, quindi portare role model nelle scuole medie, stiamo focalizzandoci sulla secondaria inferiore, nelle scuole medie per raccontare le cose, per raccontare tutte queste cose, per raccontare quanto i modelli possono fare la differenza. Basta, chiudo perché facciamo le cose. Bene, siamo arrivati ad avere maggiore sicurezza che uomini e donne hanno pari opportunità nelle professioni STEM. Io darei la parola all'assessora Cocco. Mi sente? Prego. Assessore. Mi sentite adesso? Sì, ecco. Sono brevissima e voglio fare un intervento solo perché purtroppo la tecnologia non è così avanzata. Intanto ringrazio per l'invito, mi scuso per non essere lì, ma ospitavamo oggi a Milano il convegno di Istat, a cui ho dovuto partecipare al posto del sindaco perché lui è impegnato con la Design Week. Allora, molte delle persone che sono lì condividono con me, con noi, un impegno di anni su tutti i temi. Sicuramente tutto questo che avete detto è condivisibile e molto importante, sia dal punto di vista delle associazioni e delle organizzazioni che dalle aziende, come ha detto il dottor Meanti, parlando a nome di Valore D, ma anche come autorevole rappresentante dell'azienda. Il Comune di Milano sta lavorando molto seriamente su due temi che sono parte integrante della nostra strategia di trasformazione digitale. E i temi sono educazione digitale e competenze digitali. Per noi è molto importante che queste iniziative e quindi queste attività che facciamo siano inserite fortemente nel piano generale di trasformazione digitale. Non devono essere delle belle cose che vengono fatte un po' come nice to have, ma sono proprio dei pillar che hanno la stessa dignità della infrastruttura piuttosto che dello sviluppo e lavorazione di servizi digitali per i cittadini. Quello che facciamo è cercare di fare da collettore di attività dando l'ampiezza necessaria ad affrontare prima di tutto quello che è un problema culturale. L'hanno detto tutte le persone che hanno parlato fino ad adesso e che ho ascoltato con grande piacere. È difficile capire perché così poche ragazze decidano di perseguire percorsi scolastici STEM e ancora più capire come mai poi scappano dal mondo o dell'ICT o comunque dalle professioni più legate alla parte di scienze e di tecnologia. Esiste una soluzione, una ricetta che insomma non c'è. Allora, noi vogliamo lavorare innanzitutto per diffondere una cultura diversa, puntando molto sul fatto che i profili tecnologici sono gli unici che hanno l'opportunità di offrire ai nostri giovani l'ingresso al mondo del lavoro e anche sviluppo di carriera possibile. L'ha anche detto qualcuno prima di me, spessissimo noi parliamo di disoccupazione giovanile, forse troppo poco parliamo delle reali professioni che il mercato ricerca. Noi abbiamo messo questo tema come uno dei temi all'interno della prima Digital Week che si è svolta a Milano dal 15 al 18 marzo e che ha visto la realizzazione di oltre 300 eventi, davvero montando la città come ci saremmo mai aspettati, soprattutto per una prima edizione. E lo stesso, in modo ancora più puntuale, abbiamo fatto con STEM in the City che è ancora in corso, per
che percorre tutto il mese di aprile, ma che ci ha visto protagonisti come comune nelle giornate della scorsa settimana. Stiamo raccogliendo i numeri proprio in questi giorni perché vogliamo aspettare la fine iniziative anche dei partner, ma abbiamo abbondantemente superato i numeri dello scorso anno e quindi prevediamo di arrivare a oltre 4.000 ragazzi e ragazze, soprattutto ovviamente ragazze, coinvolte nei nostri momenti di formazione, nei dibattiti, nei momenti di condivisione di esperienze con le role model e così via. Questo impegno, come dicevo, deve aiutarci a innanzitutto abbattere gli stereotipi e io ascolto sempre con davvero grandissimo interesse Chiara Burberi, che vive tutti i giorni a contatto con i ragazzi e vede la differenza di quando la matematica viene insegnata con trasferendo anche passione, divertimento, gioco, perché non dobbiamo bannare la parola gioco, perché se noi insegniamo ai nostri ragazzi a giocare con le materie scientifiche, loro si appassioneranno sempre di più e se noi li facciamo appassionare è molto facile che decidano poi di proseguire la loro professione in questi ambiti. Quindi sicuramente il primo obiettivo delle nostre iniziative è abbattere gli stereotipi qualunque genere. Secondo, contribuire a creare un movimento d'opinione e il fatto che molte delle persone che hanno parlato sono comunque partner di una serie di circuiti in cui anche noi ci troviamo o magari hanno condiviso con noi storie passate o circuiti passati, significa che davvero l'unione deve fare la forza e le cose si devono scarnare. Da ultimo, noi siamo una pubblica amministrazione, io vengo dal privato, quindi sto facendo questa esperienza da un anno e qualche mese, però ritengo che la pubblica amministrazione abbia davvero un obiettivo e un dovere molto importante di aprire la strada su questi temi. Certo, della scuola, certo, le aziende private con i loro contributi, ovviamente le famiglie, ma credo che le istituzioni, anche un comune, debba essere il primo a sposare certi messaggi affinché siano condivisi da tutti e a far diventare tante piccole esperienze una enorme cassa di risonanza che possa trasferire queste iniziative, questi messaggi davvero in modo scalabile a tutti i cittadini. La scorsa settimana ho passato i giorni saltellando da un evento all'altro, davvero dobbiamo essere anche molto più bravi a far vedere la reazione dei nostri ragazzi, dei piccolissimi, dell'elementare, no, alle studentesse, agli studenti dell'università, quando anziché prospettargli un futuro nativo e sempre drammatico, gli raccontiamo il bello a cui possono aspirare se magari noi adulti li aiutiamo a compiere le scelte giuste. E poi, come diceva correttamente Beanti, le istituzioni sono anche quelle che devono dare l'esempio sulla distribuzione corretta dei ruoli, sulle cure parentali, il famoso smart working. Al Comune di Milano è già qualche anno, era iniziato con la giunta precedente, che raccogliamo tutti gli esempi eccellenti di smart working e anche noi facciamo la nostra settimana dello smart working. Al momento prende poche persone, non importa, ma intanto si lanciano questi messaggi, no? Che esiste la possibilità di non essere noi a schiavi dei tempi del lavoro, ma di gestire il nostro lavoro secondo i tempi della persona. Anche questi sono messaggi importantissimi e che mettono la tecnologia al centro come abilitatore. Immaginiamoci il valore che questi messaggi possano dare a delle ragazze che magari decidano di intraprendere delle carriere per fare leva sulla tecnologia come ad esempio abilitatore di benessere.
Io spero mi abbiate sentito, non sento il ritorno, quindi direi che mi fermo qua, vi ringrazio di avermi dedicato questo tempo e mi scuso ancora per le problematiche tecnologiche. Grazie. Noi l'abbiamo sentita molto bene e la ringraziamo per l'intervento. Spero che voglia ascoltare anche il nostro ultimo intervento della prima sessione, diciamo, di Paolo. Sì, l'ascolto volentieri, ma sta fuori il microfono. Sì. Passo la parola alla professoressa Strida. Allora, intanto vorrei dire che per me è stato un vero piacere sentire Roberta Cocco, perché l'ho conosciuta l'anno scorso, al Stand in the City, che è un'iniziativa veramente formidabile che fanno a Milano, e funziona perché coinvolgono le role models che possono spiegare alle ragazze come loro hanno vissuto la loro vita nell'area STEM. Ora, io volevo appunto saltare su slide perché è stato detto quasi tutto quello che è importante dire, soprattutto è stato sottolineato in maniera giusta che i problemi principali sono gli stereotipi. Ora, combattere gli stereotipi che provengono da secoli di diciamo, culture, eccetera, è molto difficile. Comunque, diciamo, dei passi avanti sono stati fatti, le statistiche parlano. Le statistiche purtroppo dicono anche cose negative, come abbiamo sentito, quando si tratta poi di procedere, è vero che le donne ora ottengono più della metà delle lauree in materia scientifica, del dottorato ancora di più, però poi hanno difficoltà a raggiungere le posizioni apicali e questo è un altro grandissimo problema, perché non è possibile che nell'università ci sia un 18% di professori ordinari. Io francamente ritengo che è una cosa fuori dai tempi. Comunque, al di là delle misure che si possono prendere, che sono state descritte, io volevo, ecco, queste sono donne che lavorano nell'area STEM, questa in particolare mi piace molto perché è Fabiola Giannotti. Ecco, io penso che effettivamente un genitore, quando vede questa foto e pensa che la propria figlia possa stare tutto il giorno in un ambiente del genere, possa un pochino preoccuparsi. Ok, possa effettivamente preoccuparsi, perché come vedete, però questo è quello che è successo. Fabiola Giannotti ha lavorato 23 anni in uno degli angoli dell'acceleratore che si trova al CERN, un grande quadrato, come sapete, e è stata la gioia della sua vita. Lei ha fatto bellissime conferenze per raccontare non solo che fosse il suo lavoro, ma quante gioia le ha dato. E un'altra role model, che a me piace sempre proiettare questa cosa perché è un altro ambiente di lavoro difficile, siamo sulla stazione spaziale internazionale e c'è Samantha Cristoforetti che sta facendo gli esperimenti che poi sono arrivati anche a noi ed era in collegamento quotidiano, perlomeno sicuramente con la comunità scientifica. Quindi presentare role models è fondamentale, convincere le ragazze che si può fare, questo è molto importante. È vero che si spaventano. È vero che hanno paura, oggi abbiamo visto quel bellissimo filmato, ma è anche vero che si può far passare la paura, sempre, dipende molto dai docenti anche. Purtroppo ci vuole una pazienza particolare con l'insegnamento delle materie tecniche, perché lo vedo io nell'insegnamento della matematica, io lavoro a Cristiano e Bergamo, sono professore in realtà di algebra, è una materia ostica per i ragazzi, ma mettendola sul piano ludico, no? Mettendola sul piano del gioco, è chiara, appunto, diciamo, ovviamente, detto, si ottengono risultati veramente notevoli. Ora, al di là di Ada Lovelace, dunque abbiamo già nominato varie volte, addirittura Chiara si è identificata giustamente con lei per vari versi, però non è un uomo. Dunque io ho visto a Londra, poco tempo fa, il nuovo reparto per la matematica del Museo delle Scienze Naturali. Questo reparto è straordinario anche dal punto di vista architettonico, che è stato progettato dalla famosa architetta purtroppo scomparsa Zaha Hadid. Dentro a questo museo eccezionale c'è la macchina di Babbage, quella che lei per prima, non tanto prima donna, primo essere vivente, aveva capito come funzionasse. E questo è veramente straordinario perché lei ovviamente è stata educata dalla mamma, che era un'insegnante di matematica, figlia di Byron, quindi diciamo nel DNA numerosi a tu. Però è una cosa anche che aveva sicuramente un talento per questo tipo di applicazioni, per riuscire a capire il calcolo, come veniva capito,
percepito all'epoca. Ora, se uno va a guardare le statistiche, si può ulteriormente preoccupare perché, come vedete, le percentuali delle donne nelle start-up, le start-up sarebbero queste piccole aziende che vengono fatte, c'è anche un po' la moda delle start-up, no? Ma quello che non si dice è che in Italia va bene, ci sono parecchie gestite da donne rispetto ad altri paesi. Stamani abbiamo visto in una statistica che la Gran Bretagna è al doppio di noi rispetto a persone che lavorano nell'area del GT. È vero? Tuttavia io sono andata personalmente a convincermi qual fosse la situazione delle start-up nel quartiere Shoreditch, che sarebbe il quartiere informatico di Londra. Tutte le start-up stanno lì. Ho scoperto che c'erano solo 4 start-up gestite da donne, quindi era anche peggio che in Italia la situazione. Non dobbiamo quindi preoccuparci, perché è una difficoltà che c'è ovunque. Alle donne si dà meno credito da parte delle banche, si ha più sospetto, e questo è estremamente negativo, però è un fatto, è quello che succede nella realtà. E poi hanno paura appunto di avventurarsi in questo mondo nuovo, perché sono stati, diciamo, sono stati presentati a loro dei modelli che non sono quelli giusti. La nostra maturità nel 2007, che era l'anno delle pari opportunità per l'Europa, disse una bellissima frase che a me è rimasta molto impressa, che le donne ce la fanno tranquillamente, hanno tutti i numeri, lo sappiamo benissimo, ma lei disse la parola grinta, un po' è vero, cioè, ma la grinta non è che manca perché hanno dei problemi in uno, no, manca perché l'educazione, la famiglia, la scuola non incitano a vincere le proprie paure. Loro dal punto di vista tecnico hanno addirittura qualità che possono essere estremamente utili nel lavoro di gruppo, nel lavoro di squadra, come avviene nell'area dell'ICT. Ora, adesso al di là del fatto di chi usa o non usa i social media, però anche questo qualcosa ci dice, perché noi abbiamo tutti attaccati al telefonino, però donne che sanno usare realmente il computer, realmente che usano un minimo computer in Italia, sembra che ce ne siano 1 su 2. Quindi significa che metà della popolazione è analfabeta digitale, femminile, cioè intendendo. Questo è un dato che effettivamente ci allarma. E stessa cosa per i social media, ma qui diciamo se non altro da prendere la scrittura recente di Facebook, però, io volevo venire a questo, perché stamattina abbiamo sentito parlare del mondo della information technology moltissimo ed è stato estremamente interessante alle aziende. Io ho fatto delle esperienze pratiche, perché appunto mi occupo di varie opportunità nelle aree esterne. Nella mia università un giorno mi è stato segnalato che sarebbero venute 400 ragazze con un'organizzazione che si chiama Code Girls e l'ambasciata americana. Sono andata a vedere, effettivamente questa era una emulazione dell'organizzazione americana Girls Who Code, che ha fondato questa Reshma Saujani nel 2012. Lei che cosa ha fatto? Ha abbandonato la sua carriera politica con i proventi della sua professione precedente di politico, era una donna estremamente qualificata con un curriculum molto forte, ha sponsorizzato, e poi si è anche fatta sponsorizzare, scuole di coding per le ragazze, esclusivamente per le ragazze, nelle scuole a tutti i livelli. I risultati sono stati formidabili, c'è un bellissimo libro che è uscito da poco della giornalista Rai, Tiziana Ferrario, che si chiama Orgoglio e pregiudizi, che vi consiglio di leggere, perché lei dedica un bellissimo capitolo alle avventure di questa Reshma, come ha fatto lei a ottenere questo notevole miglioramento della situazione nei confronti del coding da parte delle ragazze americane. E in Italia è stato emulato con grandissimo successo. Io adesso ho visto i programmi di quest'anno, di questa organizzazione che ha un nome molto simile, Coding Girls, di cui si occupa una ex studentessa della mia università, appropriata. Io penso che questo sia un dato estremamente positivo. Ora, è molto difficile, forse non concluderemo proprio questo momento, però trarre delle conclusioni dicendo da domani bisogna fare questo. Sicuramente bisogna andare avanti con le cose che stiamo facendo, perché stamattina abbiamo sentito moltissime iniziative, io le sento continuamente, l'area romana è molto vasta, molto importante, come Milano del resto, no? Quindi loro hanno Stand in the City e iniziative analoghe, noi abbiamo altre iniziative di questo tipo, la Flavia Mazzano, che è assessora all'innovazione del Comune di Roma, si prodiga in tutti i modi per organizzare cose, l'ho invitata all'università ad un evento che si chiamava Digital Women, è stato bellissimo perché un sole di vari colori e poi chiudo, avevo invitato Fabiana Lanotte. Fabiana Lanotte è una delle due
però in aspettativa di Amazon, Diego Piacentini, che ha scelto queste persone e stanno lavorando sulla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Questo è un fatto importantissimo. Io però mi sento parlare veramente poco rispetto ai risultati che si ottengono. Ho invitato questa Fabiana Lanotte, la quale ci ha raccontato come lavorano quotidianamente e cosa fanno esattamente. Lei è una data analyst. Stamattina uno dei relatori ha detto quali sono le alcune delle attuali professioni. Quella del data analyst è una bellissima professione, tipo bellissima perché è tutto. Quello che bisogna far capire alle ragazze è che le professioni non sono quelle di stare davanti al computer a fare compiti e basta. Intorno a questo c'è tutta una gamma di sfumature estremamente importanti, cioè c'è una possibilità di carriera enorme. Io una cosa non ho sentito dire stamattina, che in Italia uno dei guai massimi è che gli stipendi in quest'area sono bassi. Rispetto agli altri europei, non parliamo degli Stati Uniti, un software engineer in Italia guadagna su 2.000 euro al mese, in Gran Bretagna guadagna sui 7.000-8.000 pounds al mese, sterline. Non parliamo degli Stati Uniti, nella Silicon Valley, quanto guadagnano in Seattle, come c'è la casa madre di Amazon, ve lo dico perché se no non potreste non metterci. Ecco, su questo bisogna lavorare. Un ragazzo che si avvia ad una carriera, dopo, come è stato detto stamani, anni e anni di studio, esce magari col dottorato e si avventura nel mondo del lavoro, non è possibile che stia con uno stipendio basso per tanti anni, o se ne va all'estero, oppure si frustra, io ritengo. Comunque non può vendere sua famiglia, non può avere una vita. Su questo anche bisogna lavorare, questo lo lascio alle aziende che si occupano di questo e con la gente che noi ringrazio. Dunque, io ho amato fare un altro giro di tavolo sulle soluzioni, ma bene o male, a parte la professoressa Cassioni, e meno male sono state delineate quali possano essere le soluzioni, perché vorrei invitare il professor Mastronardi, presidente AICA, a fare un brevissimo intervento conclusivo di questa tavola. No, intanto desidero ringraziare i componenti di questa tavola rotonda. Hanno dato veramente dimostrazione come certe testimonianze sono fondamentali per poter prendere intanto consapevolezza del problema e poi riuscire anche a trovare soluzioni. Io volevo dare una testimonianza perché mentre andavamo in onda, perché è stato detto che ci seguono da Twitter, alcune mie allieve mi hanno chiesto, mi hanno mandato su WhatsApp, ma lei non vuole prendere parola, non dice la nostra soddisfazione? E allora, ecco, sono qui a dire, dal percorso di questi ultimi, dunque dal 2003, 15 anni, sulla base dell'esperienza precedente, entrando in aula, un supporto di sicurezza dati, data security, ultimamente parzialmente in inglese, ecco, mi è stato, ho voluto dire che inizialmente, proprio all'inizio del corso, sono solito dire, io vi do i primi mattoni sul quale porterete la vostra base fondamenta culturale, al 50% del corso, l'altro 50% vorrei tanto che foste voi ad insegnare qualcosa a me. Questo messaggio, detto all'inizio dell'anno, femmine indipendentemente, li sollecita ad un interesse immediato e diretto, per cui anche chi non ce l'ha nel corso di studi, perché questo è soltanto la magistrale di ingegneria informatica, gli ingegneri elettronici e delle telecomunicazioni finiscono per scegliere questo corso. Ma perché si sentono motivati? Allora, che cosa sta succedendo? Che accortomi della a volte difficoltà di alcune ragazze di dare il massimo, pur potendolo dare, perché si sentono, ecco, quello che dicevamo, proprio
una difficoltà, un impedimento, ma così legato proprio con come l'hai definito il panico da prestazione. Ecco, proprio in questo, per questa circostanza, io ho sempre favorito una parte dell'esame sostenuto attraverso un progetto d'anno che deve essere anche la realizzazione di un'app, di un software, di qualcosa, e le ragazze andavano sempre nella direzione non tanto del progetto quanto di un approfondimento fuori tema, ulteriore approfondimento sempre sulle tematiche però del corso. E io invece ho detto no, a questo punto io consento di far lavorare tutti chi segue su anche insieme, cioè potete fare un progetto anche in coppia. Naturalmente quest'anno ho avuto 11 ragazze su 61 allievi complessivi, e quindi comunque un bel risultato, perché ho avuto 11 progetti in coppia, e questo mi ha consentito di far verificare ai maschietti quanto è stato utile lavorare con le femminucce. Perché? Perché le femminucce hanno sicuramente detto a me poi alla fine grazie per l'iniziativa, perché abbiamo scoperto e approfondito un mondo che non avremmo mai fatto da soli. D'accordo. Ma dall'altra parte anche i maschietti hanno apprezzato il contributo dato dalle ragazze. A questo poi aggiungo il fatto che in questi due ultimi anni, per il fatto della presidenza AIPA, molto spesso vado in aereo e qualcuno dice: ho sentito la sua voce, professore, io sono la sua allieva di 10 anni fa, di 15 anni fa. Tutte soddisfatte di quello che abbiamo fatto finora, di quello che si sta facendo, addirittura alcune sono capitane d'azienda su aziende di software. Vuol dire che noi abbiamo una necessità che la dobbiamo rendere sempre più sensibile, perché io non solo ci credo, per la mia esperienza diretta ho potuto verificare che questo atteggiamento non può che portare bene alle risorse complessive del paese. E in più voglio anche dire che il discorso sulla paga è vero, ci dobbiamo lavorare, ma attenzione, è il settore che ne ha bisogno comunque, e indipendentemente dal fatto che oggi le donne stanno molto e sono molto presenti nell'ambito per esempio della sanità e della istruzione, tutte arrivando a posti di assoluto prestigio. Ma quello che voglio dire è che nell'ambito delle tecnologie dobbiamo sollecitarle, perché c'è una necessità, anche perché c'è un distinguo poi tra ciò che è il privato e il pubblico. Nel pubblico emergono le donne più che nel privato. Nel privato invece c'è ancora questa forte componente. È solo una testimonianza, non voglio aggiungere altro. Grazie. Vorrei concludere il tavolo dicendo una piccola cosa di quello che è successo a Rimura. Su un mandato della ministra Fedeli si era costituito un gruppo diciamo in cui erano implicati dei famosi esperti di lingua sull'analisi degli atti amministrativi se contenessero problemi di genere, differenze di genere. Beh, questo gruppo, non dico le persone che hanno partecipato a questo lavoro, hanno evidenziato che il linguaggio amministrativo, quindi dei decreti, delle leggi, ma soprattutto dei decreti ministeriali per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione, c'era una forte incidenza di genere maschile. Quindi si sono prese delle misure per cambiare questo linguaggio all'interno dei
anche amministrativi. Non da ultimo anche nel MIU si sta andando verso uno smart work, nel senso di permettere di fare del telelavoro, cosa che qualche tempo fa sembrava veramente impossibile. Io ringrazio i relatori e per gli interventi anche a distanza e spero di aver che abbiamo contribuito a fare un po' di chiarezza su questo problema estremamente complesso. Grazie a tutti.